L'Australia. Questo era, cioè ci siamo sentiti Michele Mignani nella prima parte, adesso commentiamo le sue parole. Guido Mignani che ha parlato anche dei più esperti, ha detto che forse si aspetta qualcosa di più da loro in questo momento. Che ne dici di questa cosa? Sì, sicuramente. Sicuramente queste partite, insomma, le prossime in cui la posta in palio sarà altissima. Chi è che non si aspetta qualcosa in più da quei 4-5 che qualche campionato l'hanno vinto, o come Guberti che hanno vinto campionati ma non di questa categoria, insomma, quindi sinceramente anch'io, anche se questa è una squadra che ha un buon equilibrio tra giovani che ormai insomma come Rondanini o Brumath del girone d'andata relativamente esperti e poi gente importante, perché insomma anche Vassallo è un ragazzo giovane, però comincia ad essere la quarta o quinta annata titolare in Serie C. E sinceramente anch'io, però mi aspetto qualche gol in più, per esempio anche da Santini, che ne ha fatti due, ne ha sfiorati altrettanti come minimo in queste ultime partite, ma può essere ancora più decisivo. È chiaro che per fare questa impresa, perché secondo me superare il Livorno, che potenzialmente è sopra con una partita in meno, sarebbe veramente un'impresa. E ci vuole il contributo di tutti e qualche vittoria magari inaspettata. Sì, poi magari Lorenzo aspettiamo il ritorno al gol di Guberti, anche se rispetto all'inizio gol Dice anche un po' male, dai, gli ultimamente. dice un po' male, poi ha arretrato molto il raggio d'azione, no, Lorenzo? Ora lo vediamo spesso affiancato a Gerli in quest'ultima partita, torna indietro a riprendere i palloni. Tra l'altro l'azione del gol nasce per una sua ribattuta perché era tornato in difesa, quindi ha cambiato un po' di posizione e questo magari ha influito. Adesso però gioca anche libero di mente, no? Dopo questa bella notizia del calcio scommessa che è stato giudicato innocente. Ma sicuramente rispetto all'inizio del campionato gioca un po' più indietro e dà il suo contributo anche nel reparto di centrocampo. Poi diciamo Guberti è arrivato l'ultimo giorno di mercato, è andato subito in campo con la classe che si ritrova, è stata un po' una sorpresa. Diciamo che poi dopo col passare del campionato gli hanno anche un po' preso le misure in quelle che sono nel contrastare, in quelle che sono le sue giocate classiche. Io credo che nel discorso della lotta per la promozione in Serie A fra Siena e Livorno, oggi Papadopoulo in un'intervista al Tirreno abbia centrato da vecchio allenatore, qual è le Succo del differenze discorso. fondamentali fra Siena e Livorno? Siena ha un gioco di squadra, Livorno si basa sui singoli e di conseguenza quando quei singoli non sono al top della forma, come in questo momento vantaggiato, il Livorno va in difficoltà, il Siena invece no, perché si basa tutto su un gioco corale che, come ha detto Mignani, non è nemmeno preoccupato delle eventuali squalifiche, perché boh, si è visto uscire, è uscito Vassallo, è entrato Damian, è stato uno dei più positivi, anche lo stesso Neglia negli ultimi 2 minuti. Si è creato proprio un gruppo omogeneo in campo, fuori, che è importantissimo e soprattutto giocatori interscambiabili, cioè le sostituzioni, come dire, metti in campo un altro giocatore, ma la squadra continua sempre a giocare nella stessa maniera e questo secondo me è una cosa importantissima nelle ultime partite di campionato in questo testa a testa fra Siena e Livorno. Eh sì, poi tra l'altro ora saranno concentratissimi, il calendario sarà concentratissimo, quindi magari vedremo anche qualche variazione, una sarà già a Monza perché Boulevardi è squalificato, ma ci sono alcuni elementi in diffida, una situazione che magari parleremo nella terza parte quando ci proietteremo al prossimo impegno, anzi ai Anche prossimi. Cruciani che andava in difesa senza mai giocare praticamente. Esatto, come Crisanto che è stato ammonito senza aver mai esordito dal primo minuto. E parleremo di questo nella terza parte, adesso abbiamo accennato a Guberti e allora ce lo sentiamo, ha parlato anche di questa situazione, del gol che manca, che tarda ad arrivare, del fatto che ha avuto un paio di occasioni e che forse poteva fare meglio. Sentiamoci Guberti. Possiamo nascondere un pochettino, però è vero che è una vittoria molto importante contro una squadra che era, diciamo, vicino a noi in classifica, l'abbiamo allontanata, abbiamo guadagnato 2 punti sul Pisa, abbiamo tenuto il passo del Livorno, quindi sicuramente è una vittoria molto importante.
dobbiamo continuare così, mancano ancora 9 partite o 10, non ricordo, e poi vedremo il 10 maggio dove saremo. No, uno l'ho sbagliato, uno proprio sbagliato perché c'era lo spazio per far gol e l'ho tirato fuori, cioè di, non so di quanto è uscito, ma potevo far meglio. L'altro invece potevo far qualcosa in più, però ripeto, l'importante è che abbiamo vinto, poi chi segna segna, va benissimo, perché abbiamo vinto, se non sbaglio, 4-5 partite nell'ultimo periodo 1-0 e forse tutte con gol diversi, quindi è sintomo di squadra importante, sintomo di squadra che si sacrifica. La cosa che secondo me dobbiamo migliorare, che anche oggi forse lo potremmo fare meglio, è quello di chiudere le partite, perché se fai il 2-0 finisce la partita, non abbiamo sofferto nulla, però se fai il 2-0 è finita, non c'è proprio neanche da star lì un attimino a fare nessun calcolo, a perdere un po' di tempo eccetera. Noi abbiamo questa partita adesso a Monza dove dobbiamo cercare di fare in tutti i modi il risultato e poi andremo lì a giocarcela. Sappiamo che sicuramente il campionato non finirà in quella partita, però è inutile non dire che comunque è una partita molto importante per il proseguo. Adesso aspettiamo domenica e poi penseremo a martedì. Ho scritto un post su Instagram tanto per spiegare un po', diciamo che è stata una vicenda molto lunga perché 5 anni e mezzo, avevo contato i giorni tanto per... erano 2028 al giorno, al 1° marzo, tutto era già finito 1 anno e mezzo fa, però questa è stata la ciliegia sulla torta di un periodo difficile, particolare, non ci voglio neanche di tornarci perché come ho detto in passato è un periodo passato, però ovviamente mi ha fatto piacere perché comunque anche a livello mediatico, a livello anche della gente comune eccetera, sicuramente dà un'immagine diversa a tutto quello che era stato fatto in passato, perché si erano fatte le cose secondo me con troppa fretta e purtroppo c'è il problema dell'inizio dei campionati, quindi devono fare tutto in fretta. E quella di Guberti è una bellissima notizia, Guido, perché è stato assolto dalla Corte di Appello di Bari il 1° marzo, lui ha contato addirittura i giorni, insomma sono passati 5 anni e mezzo, anche se è da 1 anno e mezzo che ormai è tornato in campo, Perugia l'ha accolto, adesso il Siena, e lui ha detto anche una cosa bella, cioè il fatto che inizialmente non era convintissimo sia di scendere di categoria, sia di accettare una squadra che era sì ambiziosa, ma che non si poteva aspettare un campionato di vertice subito questo anno. Invece è stato colato, ha detto si è fatto sentire importante e adesso è davvero il valore aggiunto della Robur. Beh sì, ogni tanto mi fermo a pensare se non fosse arrivato lui, con questo sistema di gioco, se non fosse arrivato lui magari sarebbe arrivato un altro, sicuramente anche che solo numericamente la fine agosto dell'anno scorso, però insomma il Siena ha preso oggettivamente il migliore che poteva prendere in quel ruolo, e vuoi perché lì era fuori lista, vuoi perché gli tornava bene anche a lui, no? Comunque la distanza da Perugia era esigua, però ha avuto un impatto devastante all'inizio e poi insomma anche nelle giornate meno positive tra averlo in campo e non averlo c'è tutta la differenza del mondo, basta vedere con la Carrarese cui il Siena ha fatto una partita mediocre. Con lui in campo c'hai sempre la sensazione che qualcosa può succedere, e quella mezz'ora finale senza di lui è stata una delle più brutte dell'anno. Sì, assolutamente, qui guardiamo alcuni suoi gol, questo a Olbia, il Momentaneo 2-0, lui che tra l'altro è sardo. E chiudiamo questa parentesi delle interviste in conferenza stampa con Francesco Vassallo, che è stato l'ultimo a parlare, della Viterbese invece non ha parlato nessuno perché continua questo silenzio stampa che è partito più o meno all'altezza della partita di andata, e le squadre di Camilli in pratica... Prima parlava l'allenatore prima della partita fino a fine gennaio, poi ha smesso. Esatto, ora non parla più nessuno, ogni tanto Camilli, all'andata parlò Nelso Ricci qui a Canale 3, disse il Livorno ormai aveva vinto, no, il campionato, e infatti è stato riaperto, smentito per fortuna, va benissimo così. Comunque la Viterbese in silenzio stampa e allora noi ci ascoltiamo Francesco Vassallo. Ho pensato sinceramente a piazzarla, perché ho visto che c'era un po' di spazio, però cioè, per fortuna non ho cambiato idea, perché tante volte cambi idea e visto magari ti puoi sbagliare. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, ancora ci sono 9-10 partite, quindi ancora è lunga. Abbiamo comunque la concorrente Livorno che è una squadra molto forte, quindi tocca pensare a noi stessi partita dopo partita, vediamo. In trasferta siamo forti, quindi
diciamo che andiamo lì, proviamo a imporre il nostro gioco come ti ho detto e poi vedremo, tireremo le somme alla fine di queste due partite. Ma noi intanto dobbiamo pensare a Monza, perché una cosa è arrivare lì in vantaggio e una cosa è arrivare secondi. Quindi noi tocca pensare intanto a domenica, poi a sabato, poi da sabato sera si penserà a Livorno. Però è ovvio, il pensiero c'è. Il pensiero c'è, dice Vassallo, è innegabile, si pensa a Monza, ma è chiaro che questa partita ormai abbiamo iniziato a parlare già da diverso tempo, quella con Livorno. È il momento di guardare i risultati della 29esima giornata di campionato per vedere cosa hanno fatto anche le altre squadre, a cominciare dalla Carrarese che ha vinto in trasferta con l'Arzachena 3-1, un campo sempre ostico, tripletta di Tavano e la Carrarese che balza al quinto posto. Poi il 2-0 del Livorno in casa della Giana, doppietta di Murilo e Livorno che ha la prima vittoria nel 2018, anche se in casa non ha ancora mai vinto. Poi 0-0 tra Cuneo e Olbia, Pisa-Alessandria 1-1 con il pareggio dell'Alessandria con Manconia allo scadere, 0-0 tra Lucchese e Gavorrano, rinviata Arezzo-Monza e chissà se verrà rinviata anche quella prossima partita degli Amaranto con la Viterbese. Poi Prato e Piacenza 1-0, il 3-0 del Piacenza sul Pontedera, anzi la Pistoiese. C'è un errore, Pistoiese-Pontedera 3-0 e poi il successo del Siena contro la Viterbese 1-0, ha riposato il Piacenza. E allora la classifica dice che per la seconda settimana di fila, ma la quinta in totale considerando anche il girone di andata, la Robur è capolista con un punto di vantaggio sul Livorno e poi inizia a esserci questo vuoto interessante perché il Pisa è a meno 7 con una partita in più a 48, poi c'è la Viterbese a meno 9 e poi la Carrarese che passa al quinto posto, scavalca l'Alessandria che rimane al sesto, poi Giana, Monza e Olbia a 36, la Pistoiese torna nella parte sinistra della classifica, poi ci sono Piacenza, Arzachena, Pro Piacenza, Lucchese e Pontedera e le quattro squadre nei play-out, Arezzo, Cuneo, Gavorrano e Prato. Al momento il Prato, nonostante la vittoria, non raggiungerebbe gli 8 punti necessari per sfidare l'Arezzo ai play-out e quindi sarebbe retrocessa direttamente, si giocherebbe solo Cuneo, Gavorrano, anche se va detto che l'Arezzo dovrebbe ricevere altri 8 punti di penalizzazione almeno, perché poi venerdì c'è un'altra scadenza, quindi virtualmente sarebbe a 20, anche se con 2-3 partite in meno. Io credo che non sarà proprio. Poi è una situazione in divenire, diciamo, al momento sono stati raccolti circa 200.000 euro sui 370-380 necessari per onorare le scadenze, le ultime scadenze, e quindi diciamo che giovedì si deciderà se sarà concesso l'esercizio provvisorio o se invece insomma sarà dichiarata la fine dell'Arezzo. Vedremo, tra l'altro Arezzo che scenderà in campo con la Viterbese. Però venendo alla situazione più felice, cioè della parte sinistra della classifica, Lorenzo, al di là di questo Siena primo, è innegabile che adesso insomma 7 punti col Pisa che col recupero potrebbero diventare 10 e 9 punti con la Viterbese. Diciamo che insomma, sono 10 con lo scontro diretto. Che sono 10 con lo scontro diretto. Il secondo posto, penso, salvo stravolgimenti, possa essere garantito. Perché prima, come diceva Guido, è importantissimo il secondo posto perché si va direttamente a quarti di finale a cui poi si aggiunge la vincente della Coppa Italia, le tre seconde più la vincente della Coppa Italia, ma comunque poi si parla di giocare, escluso la finale, partite di andata e ritorno, che è una buona garanzia, perché in una partita secca può succedere di tutto, ma in un'andata e ritorno normalmente i valori delle squadre vengono fuori. Comunque, diciamo, vediamola come un'opzione alternativa, per ora concentriamoci sulla vittoria del campionato, che credo il Siena non ha mai fatto playoff nella sua storia, quindi mi piacerebbe continuare in questa maniera. E ce lo auguriamo. Allora facciamo una pausa, l'ultima pausa, e poi torniamo con la terza parte di Studio Robur, parleremo di questo confronto, questa volata finale tra Siena e Livorno.